Venga, ma qua, sono terribile, ciao! Ragazzi, eccoci di nuovo sul canale d'Animaggio. Siamo di nuovo qua con Rise of the Tomb Raider per Xbox One. Siamo al nono gameplay di questo gioco, esclusiva Xbox One. Quindi andiamo via fa questa parte. Allora, avevamo lasciato il gioco praticamente con l'ultimo gameplay venerdì o sabato, non mi ricordo più, per poi dare spazio a Juventus Milan, che tra l'altro sta andando anche bene come visualizzazioni su YouTube. Adesso andiamo a vedere quindi la continuazione di questo gioco. Eravamo arrivati qua, alla statua, questa statua terribilmente enorme, come diceva il mago Gabriel. Faccio qualcosa per terra, subito. Bene, dobbiamo continuare di qua. Questo è... ci sono materiali. Ricordo a tutti, ragazzi, che faccio solo la storia in maniera completa del gioco, cioè nel senso le missioni secondarie non le faccio per motivi di tempo. È quasi un miracolo che questo posto esista ancora. Bello, molto bello questa... Maria fa! Mostra il cazzo di... di punte lì. Immergerci stile proprio vecchio Tomb Raider. Con A ci si... Oh! No! Ho fatto di un male che te lo raccomando! Ma Dio fa! Sono già morto! Ma Lara, ma cosa tu sei? Ma adesso mi dai di nuovo da raccogliere? Ah no. Scusate ragazzi, ma... È quasi un miracolo che questo posto esista ancora. Guardami i tasti. Dai Lara, datte da fe. Ok, appena in tempo. Poi cosa c'entra il sangue se non si perde l'energia? Stanno sul tacco che manca il respiro, vabbè. Ci sono dettagli e adesso dobbiamo continuare dritto di qua, quindi... Nuota, Dio fa. Esci Lara, cosa è successo? No, non ho sbagliato. Oh madonna. Ok, siamo dall'altra parte. E che c'è qua? Sia terribile, ciao. Ciao, sono Mario, 42 anni, soffro d'amnesia, non ricordo il passato. Dobbiamo continuare qui qua. Graficamente, ragazzi, è sempre più bello questo Tomb Raider. Questo capitolo di Rise of the Tomb Raider. Questo capitolo dal nome Rise of the Tomb Raider. Sto parlando come trapattoni, eh? Che la palla che ha il coniglio dentro non è facile addomesticarla, come diceva il trap. Bene, dobbiamo scendere di qua. Arda garubba! Tutta nella melma, nella merda anche. Ferma dove sei. Calma. Torna questa qua. Calma. Sai che non sto con la Trinità. Perché dovremmo crederti? Sono fuggita con uno dei vostri, un uomo di nome Jacob. E dov'è adesso? Eravamo insieme, ma ci siamo separati nelle miniere. L'ho ucciso! No! No, 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 no! Jacob non si fiderebbe mai di una straniera. Vi prego, sai che non sono vostra nemica! Ti ho avvertita. Avresti dovuto andartene. Sofia! Ora basta! Padre! Come il papà? Pensavo di averti perso. Lieto di rivederti viva. Perdona Sofia, è molto prudente. Al suo posto avrei fatto molto lo stesso. Grattante, prudente. Cosa hai scoperto? La Trinità sta arrivando in forze. Dobbiamo prepararci. E lei? È un'amica. Vi do la mia parola. Non fatele del male. Queste rovine. La città perduta del profeta è vicina.
Vieni, non abbiamo molto tempo. Preparate le scorte di armi. Rinforzi alle difese. Forza, ora! Arriveranno presto. E saranno più di noi. Dobbiamo proteggere anziani e bambini. Forza, portateli nelle catacombe. Accendi i fuochi, dobbiamo allertare la valle. Incredibile. Sofia, raduna i combattenti. Ci vediamo al villaggio in alto. Non sparire più, padre. Padre. Oh, c'è madre. Ma fatte più tempo. Dopo. Per ora cercherò di rendermi. Bene, preparativi per la battaglia per Lustra la Valle. Vabbè, ho schiacciato A anziché I. Già partiamo bene, eh. Questo gameplay. Siamo morti una volta. Componente per arco. Sì, coglioni di merda, andiamo avanti. Cosa sono, delle galline giganti? Serve altra legna da ardere. Qua c'è una valle, un villaggio fatto molto molto bene. Vediamo qua dentro cosa c'è, ci sono oggetti, roba varia. Non c'è nulla più totale. Beh ragazzi, io proseguirei con il gioco. Taylor. Con questo qua per parlare, evidentemente un'altra missione secondaria anche con quella, però ragazzi, come già vi ho detto, purtroppo per motivi di tempo, per il momento faccio solo la storia base di Tomb Raider. Chissà che poi magari il gioco non ci faccia continuare con le missioni secondarie, vedremo, e magari arriverà qualche altro gameplay anche delle missioni secondarie, ma non credo, eh. Non credo, via Sivario, diamo Mocelli. Sono Luca Giurato. Scusate, chiedofregna. Chiedofregna. Allora, mi spiace che Sofia non sia stata molto accogliente. Lo capisco. Sofia, cosa tu sei? Tu una buona parola per me. Per decenni il mio popolo ha combattuto contro gli stranieri. È un'abitudine dura da dimenticare. Che parla come Fabri Fibra? Ho bisogno di aiuto per i preparativi. Un po' di duro lavoro ti servirà per guadagnare la loro fiducia. Vedrò cosa posso fare. Qua mi sa che è un'altra roba. C'era un nemico lì forse. Là era un'altra strada, quindi continuiamo di qua. Veramente incantevole ragazzi, per il paesaggio di questo gioco, bellissimo. È probabile che ci attacchino dall'alto. Jacob sta radunando dei combattenti nel villaggio in alto. Serviranno da esca. I vecchi e i bambini saranno al sicuro nelle catacombe dell'acropoli. Li raggiungerò appena qui sarà tutto a posto. Credi che saranno armati fino ai denti? Come faremo? Brutto. Non sarà una battaglia in campo aperto. Sferreranno un attacco rapido e violento. E subiremo di certo delle perdite. Tenteranno di annientarci al primo assalto. Ma la loro fretta giocherà a nostro favore. Sarà avete una capito, carretini? Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo sfiancarli lentamente, usando la testa. Li colpiremo ripetutamente, in punti diversi, finché cederanno. Ah, c'è un solo effetto lucertola, un muro invisibile. Finta. Ora accendiamo i fuochi e avvertiamo gli altri nella valle. La nostra vittoria oggi sarà sopravvivere. Raccogliete più munizioni possibile e nascondetele nelle grotte e tra le rovine. Quando avrete finito, presentatevi al villaggio in alto. Tutto chiaro? Sì! Chiaro. Ma che cazzo stai a dire? Andate. Il profeta sia con voi. Ma vada a viandar culo. A bamboli. Ma vada a viandar culo. Bene ragazzi, andiamo avanti. Quindi è di qui che dobbiamo proseguire. Lara, mi servirebbe il tuo aiuto. La nostra gente è sparsa per tutta la valle. Se accendessi la torre di segnalazione, sono galline ovunque. C'è un pericolo imminente. Conta su di me. Quando vedranno il fuoco, sapranno cosa fare. Accendi il fuoco di segnalazione sulla guglia. Lara, cosa ti fai? Allora qua dobbiamo attaccarci, ma era
Ok. Una spia, Namu! Mi premuto per fabbricare frecce. Perché non ho i materiali con cui fare. Corre, Inara! Cosa ti sei? Dio fa! È rimbalzata come un pallone da basket qua, Lara. Daniele, cerca di giocare bene. Madonna, Anani, come mai? Sono Beppo Franco! Fa le strade di Barzanieri! Oh! C'è Pianino che vede... C'è la mamma di Pianino che vede Pianino con la nonna sul balcone. Dice, che Pianino, che stai facendo? Mi hai detto te che devo buttare le robe vecchie! Daniele, non mi mette di tipo Franco di 20 anni fa. Sono già abbastanza stufo, eh? Questo basta, va bene? Mi avete stufato? Amanda è libera come una rondine. Ora voglio la nuova realtà. Lara non è più libera. Dai, date da fe. La signorina Lara è una bella fregna. Sono Silvio. Maria Giovanaro, ma come mai? Il Milan deve giocare con le due punte. Ancelotti mi deve ascoltare. E adesso c'è Mihajlovic. Se non fa come dico. Oh, ma cosa è successo? Dio fa! Ma Cristo! Porca puttana! Dicevo, il Sinisa mi deve sentire. Perché abbiamo perso con la Juventus, malamente. Oh, attaccati qua, su! Sono già morto come un coglione diverse volte, ragazzi. Leggermente instabile, guarda. Ok, intanto questo gioco è comunque... ma Cristo! Non si è attaccato di nuovo, Dio fa! Dicevo, intanto questo gioco, ragazzi, comunque... inganna molto piacevolmente, veramente proprio per chi piace questo genere di giochi. L'attesa di Uncharted 4... Perché comunque, vabbè, ovviamente non arriva ai livelli di Uncharted 4, che sarà sicuramente mastodontico, ma... Probabilmente anche da tutti i punti di vista, ma comunque è un buon gioco, eh. Namo giù! Andiamo mochegli! Allora, è qua che tutte le volte mi sbaglio. Ok, si è attaccata finalmente, aggiungerei. Frecce buttate così a caso. Borraccia con petrolio. Fabbricare frecce incendiarie. Le borracce con petrolio. La borraccia con petrolio, scusate, consente di creare le frecce incendiarie in grado di incendiare nemici senza corazza, tessuti ed esplosivi. Seleziona le frecce incendiarie premendo più volte su finché non viene visualizzata l'icona del fuoco. Per fabbricare le frecce incendiarie sono necessari tessuto, petrolio e frecce. Bene. Moreno Morello, alza la gamba, si vede l'uccello. Venire. Perché? Ma perché? Oh, un disastro qua, eh? Siamo quasi. Attaccati, idiota! Incredibile! Eccezionale! Lara, fate fuori, Dio fa. Dobbiamo farti tutto. Ma... Dio fa! Quindi
Ah, ce l'ho già. Lancia frecce speciali di impronta per caricare frecce speciali. Ma cosa serve la... Devo far cadere questo? Non ho capito. Acqua di fonte. Acqua santa. Ah, devo accendere il fuoco, è vero. Che cazzo fai, Dio? Affanculo, cretina. Bene, abbiamo acceso il braciere. Abbiamo acceso il braciere. I nostri sono stati avvertiti, così potranno mettersi in salvo. Vieni al villaggio in alto. Sto raccogliendo gli uomini lì. Va bene. Bene ragazzi, scusate, interrompo un attimo il gameplay e continuiamo ancora per un pochino. Intanto ho sbloccato l'obiettivo La via più sicura. Accendi il fuoco di segnalazione nella valle dei discendenti. Adesso mi fermo solo proprio 2 secondi, cioè una frazione di secondo per voi che vedrete il video, per me qualche secondo in più, soltanto per vedere che insomma sia tutto a posto per quanto riguarda la registrazione di questo 9° gameplay di Rise of the Tomb Raider. Quindi torno subitissimo. Diaffa. Bene ragazzi, continuiamo quindi con questo gameplay. Scusate sempre queste pause che ci sono in questi miei gameplay sul canale d'animaggio, ma devo farle necessariamente per via appunto della registrazione finale poi, perché tempo fa con Batman avevo avuto problemi nella registrazione per non stare a sclerare e portarvi più video gameplay almeno una volta al giorno di questo Rise of the Tomb Raider. Tra l'altro a livello storia io non so quanto sia lontano dalla fine, da qua, se qualcuno vede questo video mi faccia sapere, ma più che altro perché ho altri video da portare sul canale, quindi cerco di alternare sempre un po' di gameplay ad altri tipi di video, quali video recensioni, ma fate fur, ma Cristo, ma è possibile, aggiungi Jacob al villaggio in alto. Allora, con calma, ragazzi, perché io qua già non riesco a capire. Se devo... Questa cosa, Dio fa, un attimo fa l'hai presa. Cosa sta guardando? Dove devo andare? Ma devo scendere? Stava tipo illuminando qua. Oh, madonna. Maria, guarda, come mai? Ma allora, Lara, ma... Ma cos'hai? Di nuovo un pallone da basket. Scusate ragazzi. Lara, cosa ti senti? Ah, ma forse devo continuare di qua semplicemente. Dio fa. Non riesco a capire dove devo andare. Cioè, mi dice giù. Ma da qui forse? Cos'è? Ma ho capito che devo andare di là, ma dove attacco il... Scusate, qua c'è qualcosa... C'è qual quadra che non cosa. Qua mi continua a dire di fabbricare le frecce, ma... Ci dovrebbe essere... Cosa fabbrico di frecce che non ho nulla? In teoria bisogna andare giù di là, ma non vedo... Non vedo la corda. Ah, è lì, lì a fa. Ma da lì a là come faccio ad arrivare? Possibile. Veleno da solo. Cosa sto facendo, ragazzi, per capire? Cioè, io, anche se provo a sparare lì, non so se arriva. Ma sparta cosa, lì a fa? Ma cos'è? Non ho più frecce, nella maniera più assoluta. Non riesco a capire. Non riesco a capire perché da qua... Cioè, se io mi buttassi in acqua probabilmente morirei. Proviamo. C'era... Oh, madonna. Ah, no, invece no. Tuffo dall'alto. Salta una piattaforma che si affaccia sull'acqua, premi il T mentre sei in volo. Non sono riuscito a leggere, ragazzi. Invece la cosa meno probabile era buttarsi in acqua e ha funzionato. Beh, fatto bene questo fatto che comunque non siamo morti buttandoci in acqua. Pensavo di morire. Adesso lei, ovviamente Lara, è super infreddolita.
ci ho messo un po', scusate, a capire che dovevo buttarmi giù. Ma non pensavo. Ok, brava Lara. Adesso di qua. Brava signorina Croft, la garuva. Credo. Sono diversi tipi di un maiale. Ok, qua possiamo tirare e rompere questo per vedere se ci sono gli oggetti. Intanto è inutile, qua non mi fa fabbricare oggetti. Adesso cos'è? La Trinità sarà qui tra poco. Non chiamavano Trinità. Arriva Terence Hill tra poco. Daniele. Questo qua è sempre il nostro amico. Siamo sicuri che questa resina è comoda. Avresti dovuto vedere l'ultima volta. Non riuscivamo più a spiegare. Dobbiamo andare su. Anche se non bruciasse, basterebbe la pizza a fare scalare. Posso fare qualcosa per te? So che sei occupata. La Trinità sarà qui a momenti. C'è ancora molto da fare. Ma voglio aiutarvi. Voglio dimostrarti che sono dalla vostra parte. Mi spiace. Non è un momento facile per noi. So che le tue intenzioni sono buone, ma non basteranno per farti sopravvivere là fuori. Queste nuove punte non sono affilate. Ma vaffanculo, io fa. Dipende dal tipo di sono dei pulcioni? Per non riuscire a perforare. Almeno stavolta abbiamo qualche piacere. Che diavolo di animali sono quelli? Dimostra galline, che cazzo di affa! Ma fate fur! Hanno preso. Ho preso una gallina. Un gioco da polli. Cattura i polli. E il pollo si può lanciare. Bello! Posso lanciare il pollo. Un pollo! Eccone un altro. Ma togliti di affare! Devo lanciare il pollo nel fiume! A te fur, cretino! Sparito tra l'altro il pollo. Divorato dal fiume. Daniele! Andiamo avanti ragazzi. Così a caso si prendono il pollo. Anche i pulcioni qua si prendono. Passato attraverso il muro. Cos'è? Un pulcione fantasma. Ciao. Fermati di affare. Devo ammazzarti. Chi è questo qui? Ho fatto effur. Guarda questa cazzo di missioni secondarie di affare. Lara, sono già abbastanza stufo, eh? Quindi adesso di qua, credo. Perché? Ma perché? Che cacca accade? No, allora da qua dobbiamo saltare qui. Calma. Poi da qua bisogna saltare. Di qua. Prevedibile, poi su. Ok, e poi qua. Ok, qua ci siamo. Oggetti, robe varie, qua ci sarà il solito diario, credo. Una moneta di ferro con un lato modellato per fare una specie di tenaglia. Poteva servire per rimuovere i chiodi. La moneta di Pac-Man? Oh, Lara ha trovato la moneta di Pac-Man dalla vostra mara veniera. Dove cazzo è che dovevamo andare? Viste cone! Alambè! Aspettiamo braccia aperti, vabbè. Il gioco mi dà che devo andare di qua e poi di là. Oh! Mi sono fatto malissimo. Ok, di qua. Mappa aggiornata opzionale. Sfida opzionale in zona, ma non ci interessa. Siamo quasi arrivati alla fine di questo gameplay, tra l'altro, ragazzi. Volevo vedere se succedeva qualcosa. Sto cazzo di gioco li ho fatto. Siamo qui. Jacob, gli elicotteri vengono verso di voi. Ah, ma adesso c'è tipo una battaglia, raggiungimi credo, il più in fretta possibile! Da quello che ho potuto capire. Dietro le barricate! Forza! Forza! Le barricate, mio fa!
Occhio! Al riparo! Prendeli immediatamente! Indietro! Restate uniti! La melma più schifosa stiamo. Cara, parti furba, non fare l'attrice, eh? Lara, perché? Ma perché? Vieni di qua, siamo in tutte cose. Avete 30 secondi. Non è cazzata, eh? Non diciamo stronzate, per favore. Come, l'hai già catturato? Dov'è la sorgente divina? Quella di acqua è divina. Basta! Affanculo, non versate altro sangue! Come? Dove si trova? Fermo! Aspetta! C'è una mappa. L'Atlante. Vi dirà la strada. Ok. Parlami di questo Atlante. Ehi! Vaffanculo, stronzo. Fucile pesante a pompa. La razza. All'improvviso non c'è senza. Ma, Lara non prova a prendere il fucile a pompa. Tra l'altro, Danini! Guardate, nemico qui, continuo un po' pesante. Del vostro Gabriel. Vabbè, è tutto uguale. Passano i gameplay, ma sempre tutto uguale. Affan bagno, affan culo anche. Ma come? È normale che i suoi poteri siano affamati. Affa che? Affanculo. Non c'è senso di tutti. Affanculo di affatto, cazzo di elicottero. No. Fatto di male che mi raccomando. Avevamo riammazzato. Lara, cosa si sente? Meno male che figlio, cioè. Ma credo, Lara! Mario fa! Oh, è morto quello lì. Un lanciafiamme di affa. Fatte fu! Simpatico così, eh? No, togliti! È la Madonna! Togliti! Bastardo! Cos'è? Morta di un male che te lo raccomando? Mia fa! Gioco qua! Non riusciremo a mantenere la posizione ancora molto. Ci sono arrivati ancora più villaggio. È immortale. Christian. Cristo. Silvio mio, Silvio tuo, Silvio nostro, Silvio vostro. Vedete che pregando Silvio. Silvio, aiutami. Silvio forever. Forever Silvio. Silvio vincerai, Silvio perché mai? Silvio aiutami, Silvio perdonami. Silvio fa! Oh! No! Beh, ma anche io però gli vado davanti proprio. Ma Cristo, adesso c'è questo qua che mi fa sclerare. Non riusciremo a mantenere la posizione ancora per molto. Ora! Perché fa così quando muore? Ragazzi, con calma lo uccidiamo, eh? Questo qua poi. Non riusciremo a mantenere la posizione ancora a fondo. Il villaggio! Immortale! Già abbiamo i medici.
vaffanculo. Non lo vedo, ragazzi. Ho delle difficoltà terribilmente enormi. Se ne hanno approfittato un dandino un po'. Non mi serve la... Ammazzarlo sto bastardo. Ma quello di Symphon Filter, non so se l'avete giocato. Questo Symphon Filter, forse il primo c'era uno stronzo così. Oh! Ora! Oh! Ce ne andiamo! Ragazzi. Finalmente li ho fa! I nativi ci hanno annientati. La crosta è con loro. Ci sono molte vittime. Uomini morti o dispersi. Avremmo dovuto ucciderla. I tuoi sforzi non hanno portato a nulla. Forse lei riuscirà dove tu stai fallendo. Io non fallirò. Interverrà la Trinità. E sai che significa? Mi sacrificheranno. A loro non interessa che sopravviva. Ho bisogno del potere della sorgente. E lo avrai. Promesso. Non perdere la fede. È la non volontà perdere di Emilio. Dio. Il nostro Emilio successo fede. È inevitabile. Ti prego. Devi trovarla. Non mi rimane molto tempo. Ma va, mori ammazzata. Sono arrivato fino a qui. Ho sopportato così tanto. Questi ultimi ostacoli che mi hai messo davanti. I peccati che mi hai costretto a commettere devono avere un senso. Ma che cazzo stai a dire? Via. Dammi la forza di continuare per lei, per te, per la Trinità. Per Terence Hill. Mostrami la via. E basta. Ma che cacca accade? Le stigmate. Allora che sangue sia. Ma cosa è successo? Cosa è su? Cosa è successo? Diciamo Maurizio Mosca. Ah, come gioca del Piero. Resisti. Resisti. Mi dispiace. Il tuo popolo non si merita questo. Abbiamo scelto questo cammino. Il nostro dovere non è mai stato facile. So cosa vuol dire perdere dei compagni. La Trinità non si fermerà, vero? Ne dubito. Hanno molte risorse. E l'Atlante? È un'antica mappa della città vecchia. Ma la Trinità non lo troverà alla torre. Molti di noi vivono in quelle rovine. Non sono pronti per quello che succederà. Posso aiutarli, Jacob? Lo faresti per noi? O per quello che cerchi? In questo momento non c'è differenza. Tornerò con i rinforzi. Prima controllo i feriti. Cosa c'è?
Non siamo messi bene. Ok, segui il sentiero fino alla torre. Alla torre. Ragazzi, mi fermo qua. Questo era il nono gameplay. Quindi di Rise of the Tomb Raider. Rimanete sintonizzati per i prossimi video qua sul canale d'Animaggio. Qua non finiscono di parlare di Afra. Sofia li terrà lontani finché non arrivi. Spero davvero che tu abbia ragione. Manderò un messaggio quando siamo pronti. Beh ragazzi, ok, possiamo fermare qui quindi il gameplay. Ci ritroviamo presto, quindi rimanete sintonizzati. Presto ritornerò con il nono gameplay. No, questo era il nono, scusate. Con il decimo gameplay di Rise of the Tomb Raider. Quindi ci fermiamo qui. Rimanete sintonizzati. Un saluto a tutti. Dio fa.